Metti un attimo, ecco qui, adesso sta registrando. Perfetto. Ok. Allora, ribuongiorno a tutti e partiamo dalle slide iniziali, ovviamente, di quelle che sono state condivise. E con questo set di lezioni che di fatto si concludono con questa settimana e che prevedono anche, diciamo, un certo numero di ore, ancora una volta esercitative in aula. Affrontiamo un concetto fondamentale per questo corso, che è il concetto di incertezza di misura, e impareremo anche a capire come calcolarla e quindi analizzando di fatto i documenti internazionali, le norme internazionali che guidano appunto all'espressione dell'incertezza nelle misure. Il concetto di incertezza di misura è strettamente legato al concetto di qualità della misura che più volte abbiamo già cominciato ad accennare e abbiamo più volte detto che il risultato di un processo di misura non è solo il risultato fornito dallo strumento o dal sistema di misura stesso, ma deve essere diciamo, descritto attraverso alcune quantità. In particolare, ovviamente, il valore letto dallo strumento o dal sistema di misura, con ovviamente la relativa unità di misura, e poi tutto questo deve essere accompagnato da un indice che qualifichi la misura, ovvero un indice di qualità della misura. Perché è importante in generale stabilire un indice di qualità di una misura? Abbiamo già fatto qualche esempio nelle prime lezioni, oggi ovviamente ne faremo qualcun altro in maniera un po' più specifica, però vi rendete conto che l'indice di qualità di una misura è fondamentale per stabilire l'attendibilità, che possiamo anche leggere come livello di confidenza, del risultato fornito dal processo di misura. Quindi è un modo per qualificare quel risultato e quindi dare indicazioni poi all'utilizzatore finale di quel risultato sull'attendibilità, quindi sul livello di confidenza che può essere associato a quel numeretto. Perché poi appunto è importante nelle applicazioni pratiche conoscere quel numeretto e quindi conoscere la qualità da associare a una misura? Perché altrimenti senza la conoscenza di tali informazioni non sarebbe possibile stabilire quanto sia realistico, per esempio, la confrontabilità di due grandezze. Quindi, non so, faccio una misura di tensione V1 uguale 10,05 volt e poi la ripeto su un altro sistema e misuro 10,10 volt, a quel punto queste due grandezze possono essere tra loro confrontabili se i due sistemi erano uguali, le posso ritenere, come dire, compatibili o semplicemente perché una è uscita a 10,05 e l'altra è uscita a 10,10, posso ritenere che le due grandezze si riferiscono a fenomeni completamente diversi? Boh, se non conosco l'incertezza di misura, ovvero se non conosco la qualità da associare a ciascun di quei numeretti di cui parlavo prima, fondamentalmente non sono in grado di rispondere a questa domanda, perché devo iniziare a immaginare che quel concetto di qualità in qualche modo è un concetto che mi fa portare a immaginare che il risultato di una misura, abbiamo detto, deve includere questo indice di qualità, ma poi da un punto di vista di rappresentatività, come vedremo meglio anche fra un po', significa in pratica che il risultato di misura non può essere rappresentato attraverso un numeretto, ma meglio attraverso un intervallo, che in qualche modo, la cui ampiezza di questo intervallo è legata appunto a questa qualità di quella specifica misura. Ovviamente, senza la conoscenza di tale indice, non solo non è confrontabile, diciamo, non sono confrontabili in generale due grandezze, ma anche il superamento di una soglia, di un parametro in un processo monitorato, non è, affidabile. Quindi il confronto con una soglia. Cioè, immaginate che state facendo, non so, avete realizzato un sistema di misura che serviva per monitorare un qualsiasi processo industriale piuttosto che no.
Alla fine, che cosa succede? Che spesso questi processi hanno necessità di correzioni, quindi di essere modificati in corso d'opera, se un certo parametro che voi state monitorando, ovvero state misurando, supera una certa soglia limite. A quel punto, anche qui si pone un problema. Quanto è vero che io stia al di sotto di una soglia e quindi che non devo proporre delle correzioni al processo? Oppure, quanto è vero che ho superato la soglia e quindi che realmente devo proporre delle correzioni per quello specifico processo? Così come una cosa che ci capita spesso, purtroppo, con cui doverci confrontare è il fatto di dover pagare magari un'infrazione, spesso per eccesso di velocità, no? Anche lì abbiamo uno strumento di misura che volgarmente possiamo chiamare autovelox, che va a misurare la velocità a cui siamo transitati in un certo punto, e poi a quel punto lui confronta il valore misurato con una soglia che sono i limiti di velocità per quella strada, e poi se li abbiamo superati, fondamentalmente ci fa una foto e poi quella foto fa sì che poi ci arrivi la multa a casa. Anche qui, se io non fossi sicuro di quanto è buona da un punto di vista della qualità la misura effettuata dall'autovelox, la misura di velocità, avrei difficoltà a capire se c'è innanzitutto quindi l'esistenza di un'infrazione e anche l'entità, se diciamo l'entità è intesa di quanto sono sopra il limite, visto che poi le multe sono combinate in relazione anche a quanto io ero al di sopra del limite, e quindi l'importo che io pago è quanto io sono al di sopra del limite anche. Così come anche nei consumi, visto che noi paghiamo delle bollette di energia varia, acqua, gas, elettrico e così via, spesso sono bollette a consumo, e quindi anche qui vorrei essere sicuro che il mio contatore stia misurando una quantità con una adeguata qualità, diciamo, della misura, in modo tale da garantirmi che quello che sto pagando è di fatto il giusto. E così via. Costo da attribuire a un servizio, lo stesso taxi, il tassametro, quando andiamo a pagare un tassista per il percorso che ci ha fatto fare. Fondamentalmente è legato a un doppio parametro, distanza e tempo di percorrenza impiegato, diciamo, nella tratta che abbiamo fatto. Anche lì al solito c'è un discorso di come misuro quel tempo, come misuro quelle distanze, con che qualità, in modo tale da far sì da non essere fondamentalmente truffato, se leggo dal lato mio, e dal lato suo di non dover sottostimare quello che in realtà è stato il costo associato a quella tratta, e così via. Quindi abbiamo fatto degli esempi legati anche a fatti pratici con cui magari possiamo confrontarci più o meno tutti, quasi tutti i giorni, e adesso andiamo a capire un po' meglio questo concetto e provare a quantificarlo, il concetto di qualità, ovviamente. Allora, andiamo un po' più nel dettaglio a questo punto. E quindi capiamo un po' meglio cosa significa appunto conoscere la qualità di una misura. Significa conoscere l'intervallo di valori, anche detto in gergo fascia di variabilità, all'interno del quale si ritiene sia contenuto il misurando. Vi ricordo per definizione che il misurando è appunto la grandezza che si vuole misurare, e che ovviamente la si misura attraverso un processo di misura, attraverso uno strumento di misura, attraverso l'impiego di un operatore fondamentalmente che di fatto utilizza lo strumento di misura per arrivare al valore di quel misurando. Ora, il valore che voi andrete a leggere sullo strumentino di misura, sul display dello strumento di misura, è di fatto quello che possiamo chiamare valore letto, che in questa figura viene appunto indicato con questo pallino verde. Ora, bisogna ammettere in generale che quel valore letto dallo strumento
a causa di tutta una serie di fenomeni che andremo ad approfondire nelle successive slide, si discosta in generale da quello che potrebbe essere il valore, tra virgolette, vero del misurando. E a questo punto, poiché, come abbiamo detto, anche nelle scorse lezioni, quando abbiamo richiamato un po' la statistica e l'abbiamo, provata ad applicare ai concetti di misura, abbiamo detto che di fatto, la misura, e quindi il risultato, inteso come il risultato di un processo di misura, ovvero il valore letto, deve essere vista come una variabile aleatoria. Allora a quel punto abbiamo iniziato a capire anche che quella variabile aleatoria ha una sua dispersione in generale, che può essere caratterizzata attraverso una distribuzione, attraverso un approccio, come dire, a priori piuttosto che a posteriori, ma in entrambi i casi poi il risultato di questo ragionamento è che appunto io devo iniziare a immaginare al risultato di misura come non più al semplice valore letto, ma appunto a un intervallo di valori attorno al valore letto. Quindi il concetto di misura, per tener conto della qualità della misura, va perfezionato indicando che quello che io vado a diciamo, fornire come output è un valore letto più o meno un certo valore, una certa quantità che cominciamo a indicare con U, che sta per uncertainty in inglese, incertezza, e che va a rappresentare proprio questo intervallo che si chiama appunto incertezza di misura. E fondamentalmente, quanto è ampio questo intervallo? È ovvio che io vorrei in generale che questo intervallo fosse il più piccolo possibile, no? Perché andrebbe più è piccolo questo intervallo e più mi aspetto che il valore, il risultato di misura che sto fornendo sia caratterizzato da una maggiore qualità della misura, perché l'intervallo è più stretto. Da chi dipende questo intervallo? Dipende da tutto ciò che è coinvolto nel processo di misura, ed in particolare da tutti gli effetti aleatori che potrebbero appunto intervenire durante un processo di misura. Focalizzando adesso l'attenzione invece sul discorso del valore vero, allora poi vediamo un attimo che cosa si intende per valore vero. Però immaginiamo che siamo in grado di conoscerlo. Abbiamo detto che purtroppo per una serie di motivi che vedremo fra un po', c'è generalmente uno scostamento tra il valore vero e il valore letto, e questo scostamento, spesso indicato con E, prende il nome di errore di misura e fondamentalmente, a differenza dell'incertezza di misura, dipende principalmente dagli effetti sistematici coinvolti nel processo di misura e quindi non dagli effetti cosiddetti aleatori. In più, prima di andare ad approfondire un attimo questi concetti, iniziamo a fare appunto qualche considerazione macroscopica, e cioè che, come abbiamo detto prima, che minore il valore di questo U, e quindi quanto più stretto questo intervallo, migliore in generale la qualità della misura. Analogamente, possiamo dire che quanto più piccolo è questo scostamento E tra il valore vero e il valore letto, tanto più possiamo dire che la misura è accurata. Quindi iniziamo a imparare a utilizzare anche questi termini. Perché poi ovviamente li utilizzeremo spesso nel prosieguo dell'intero corso. A questo punto spendiamo qualche parola sul concetto del valore vero. Allora, il valore vero di una grandezza, per definizione, e tenete presente che queste definizioni che vi sto dando qui su queste slide sono definizioni che provengono da un vocabolario internazionale della metrologia, quindi sono valide a livello, come dire, internazionale. Il valore vero rappresenta un valore con un infinito numero di cifre decimali esatte che effettivamente compete alla grandezza, noto tramite una misurazione perfetta.
Ovviamente capite bene che questo valore vero è un valore che di fatto non esiste da un punto di vista pratico, cioè nel senso che bisognerebbe considerare un numero infinito di cifre e sarebbe valutabile con una misurazione perfetta, il che significa con uno strumento che non introduce nessun tipo di errore a sua volta, quindi perfetto lo strumento, perfetta la procedura di misura, perfetto l'operatore e così via. Ovviamente non esistendo, si fa riferimento a quello che sempre per definizione è definito valore vero convenzionale, ovvero valore ritenuto vero ed ottenibile con strumenti campione. Quindi che significa? Significa che poiché i miei strumenti di misura in generale, per quanto costosi, per quanto li abbia pagati e per quanto debbano assicurare delle prestazioni in termini di affidabilità elevate, non saranno mai perfetti, così come anche la procedura in generale. E quindi io devo accettare, come dire, un certo grado di indeterminazione del valore vero che di fatto mi porta a pensare che il meglio che io possa ottenere da un certo strumento campione e da una certa procedura e da un certo operatore esperto sia quello che si chiama valore vero convenzionale. A quel punto, quello sì che lo posso conoscere, lo posso quantificare in qualche modo di una certa grandezza, a quel punto posso definire finalmente quel parametro E che abbiamo introdotto nella precedente slide e che abbiamo chiamato errore di misura, e a questo punto questo errore è dato dal valore misurato, quindi valore di fatto letto, quel pallino verde, meno valore vero convenzionale. Quindi fondamentalmente in questa slide dobbiamo, per essere più precisi, parlare di valore vero convenzionale confrontato col valore letto per ottenere appunto l'errore. Ok? Al solito, ragazzi, poiché io non vedo la chat, eventualmente se avete qualche concetto che volete che ripeta o che vi spieghi in modo diverso, datemi un feedback, chiedetelo, diciamo, a voce. Allora, a questo punto andiamo ancora ad approfondire un po' meglio questo concetto, dell'errore e quindi della distanza tra il valore vero convenzionale e il valore letto, e abbiamo detto, abbiamo anticipato prima che questo errore, questo scostamento, è dovuto a quelli che in gergo si chiamano effetti sistematici. Allora, innanzitutto, che cosa sono questi effetti sistematici? Gli effetti sistematici sono dovuti a difetti costruttivi, per esempio, dello strumento di misura, che provoca generalmente uno scostamento dell'indicazione che fornisce lo strumento stesso rispetto a quello che potrebbe essere il valore vero convenzionale. Questo scostamento tipicamente lo si può dedurre da quelli che si chiamano certificati di taratura dello strumento, cioè i certificati di taratura o i rapporti di taratura fondamentalmente forniscono idea di quanto lo strumento si discosta dal campione per la misura di una determinata grandezza e quindi iniziano a fornire proprio questo fondamentalmente valore di E. Questo valore di E potrebbe però anche essere dovuto non solo all'imperfezione dello strumento, ma anche a una imperfezione nella procedura di misura stessa che per qualche motivo produce sempre un offset, produce sempre un qualcosa in più rispetto a quello che dovrebbe essere lo scostamento di base che ha lo strumento di per sé rispetto al valore vero convenzionale. Un esempio molto banale di questo che poi potremmo anche vedremo anche con alcune delle esercitazioni, per esempio, quando si ha a che fare con gli strumenti analogici, cioè quegli strumenti che sono forniscono, hanno come display, per esempio, le lancette, no? E su una scala graduata. Fateci caso, basta pure vedere un righello, no? Se avete un righello con una scala millimetrata, a seconda del punto di vista in cui vi mettete, cioè se non vi mettete esattamente perpendicolari alla griglia, quindi alla scala del righello,
rispetto a quello che dovete andare a individuare, il rischio di sottostimare o sovrastimare una certa lunghezza c'è. Perché? Perché commettete quello che in gergo si chiama errore di parallasse. Ebbene, quell'errore di parallasse ovviamente è un qualcosa che va a sommare o a sottrarsi, diciamo in generale, a quello che dovrebbe essere il valore fornito dallo strumento, e che dipende fondamentalmente da una imperfezione nella procedura di misura, causata in questo caso specifico, per esempio, dall'operatore. E quindi è un qualcosa che, ripeto, si va a sommare in generale, poi con un certo segno, però dobbiamo specificare, lo dobbiamo capire, però si va a sommare qualitativamente a quelli che potrebbero essere gli effetti sistematici che, per esempio, sono già propri delle imperfezioni degli strumenti. Una cosa poi che una proprietà che hanno questi effetti sistematici in generale è che si presentano con segno costante ed entità circa costante, il che significa anche che se io li riesco a stimare in qualche modo è possibile compensarli, e quindi fare in modo che se io so che ci sono degli effetti sistematici e li riesco anche a quantificare in qualche modo, posso tranquillamente pensare di andare a compensare il risultato finale di misura per tener conto di questi effetti sistematici, e quindi per fare in modo da avvicinarmi quanto più possibile al valore vero, nonostante abbia precedentemente letto un valore che era quello lì che, diciamo, vi forniva diciamo, lo strumento di misura. Una cosa ulteriore importante relativa agli effetti sistematici è che non sono influenzati dalla ripetizione delle misure. Ovvero, se io ripeto n volte stessa procedura nello stesso modo, quell'effetto sistematico si presenterà praticamente sempre nello stesso modo, ovvero con un segno costante, e mi produrrà quindi un errore sistematico, cioè diciamo un valore di E che è pressoché costante, indipendente dal numero di misurazioni. Quindi, sebbene a volte, no, pure qualitativamente, vi sia capitato di pensare che per migliorare, diciamo, generalmente il risultato di una misura o di un'elaborazione, eccetera, convenga fare un certo numero di prove ripetute, ebbene, nel caso in cui lo scopo è quello di migliorare gli effetti sistematici, ovvero tentare di ridurre l'errore sistematico e quindi la distanza tra valore vero e valore letto, questa cosa qua non si può fare attraverso infinite misure. Quindi, proprio perché quell'errore sarà costante indipendentemente dalla misura, perché dipende solo da effetti sistematici. Quindi non è con il fatto di ripetere n misure che si riescono a ottenere, si riescono a compensare gli effetti sistematici. L'unico modo per compensare gli effetti sistematici è semplicemente quello di andare a conoscerli, quindi sperare di riuscire a quantificarli in qualche modo in entità e segno, e a quel punto andare a, come dire, compensare questo offset proprio matematicamente, analiticamente sul risultato della misura. Non è possibile quindi filtrarli, quindi ridurne l'effetto attraverso un numero significativo di misure. Viceversa, gli effetti aleatori, diciamo, sono legati al fatto che in generale, se io faccio, ripeto, anche n misure sullo stesso misurando, tra loro ravvicinate, otterrei in generale che il risultato non è sempre lo stesso, poiché ci sono alcuni fenomeni appunto aleatori che intervengono, che sono innanzitutto l'impossibilità di realizzare il processo di misura senza essere influenzati dall'ambiente e dalle imperfezioni degli strumenti e dell'operatore, quindi essendo l'ambiente, diciamo, in generale un parametro importante sulla possibilità di avere misure più o meno poco discosse tra loro, nel senso che, come studieremo un po' meglio, diciamo, nelle lezioni che riguardano le caratteristiche metrologiche della strumentazione, vedrete che
l'interazione di uno strumento di misura, in generale di un processo di misura con l'ambiente, quindi quando si parla di ambiente si intende dire temperatura e umidità, piuttosto che anche presenza di sistemi interferenti, segnali interferenti e così via, che interagiscono con l'intero setup di misura, questi vanno in qualche modo ad alterare il risultato di misura e in modo più o meno aleatorio, quindi non predicibile come accadrebbe magari con gli effetti sistematici. In più, è lo stesso processo di misura che può alterare in maniera più o meno significativa il misurando, rendendone impossibile la conoscenza del cosiddetto valore vero convenzionale. Ovvero, che cosa significa? Che se io faccio appunto n misurazioni, e quindi parto dalla prima e arrivo fino all'ennesima, quello che potrei ottenere è che il pallino verde, quindi il valore, come dire, letto, dallo strumento, possa appunto disperdersi a causa di questi effetti aleatori. Sempre per cominciare a dare poi un significato ad alcuni fenomeni, la variabilità, quindi la dispersione osservata del valore letto, si chiama anche ripetibilità della misura. Quindi in gergo misuristico, appunto, una misura ripetibile è una misura che fondamentalmente subisce una dispersione relativamente piccola a seguito di un certo numero, appunto, di misurazioni consecutive. Le cause che producono questo tipo di dispersione non sono, come dicevo prima, in genere prevedibili in modo sistematico e quindi non è possibile eliminarle attraverso una compensazione, cosa che invece si poteva fare appunto con gli effetti sistematici. Però, grazie alla natura aleatoria di questi effetti, si può pensare di averne comunque una sorta di attenuazione attraverso appunto poi operazioni di filtraggio tipo per esempio la media. Quindi che significa che io nel momento in cui faccio n misure e le colleziono, le tengo memorizzate, poi magari posso immaginare che per cercare di ridurre gli effetti aleatori che intervengono durante queste n misure, di fornire come risultato finale per quanto riguarda il dato di misura, il valore medio, per esempio, calcolato sulle n misure. Una volta fatte queste precisazioni e quindi avendo distinto bene tra il concetto di errore di misura e di variabilità e incertezza di misura, andiamo a vedere cosa dicono i documenti tecnici e quindi le norme che guidano alla definizione e all'espressione, quindi al calcolo dell'incertezza di misura. In particolare, la definizione di incertezza di misura che viene fornita nella norma UNICEI ENV 13005, che di fatto è una versione che recepisce una norma internazionale, una versione italiana della norma che recepisce la più ampia norma internazionale, nota anche come ISO Guide on GUM, cioè sulla guida per l'espressione dell'incertezza nelle misure, fornisce questa definizione di incertezza di misura. Parametro associato al risultato di una misurazione che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando. Questa è la definizione di incertezza di misura, tuttora, diciamo, valida a livello internazionale. Quindi parametro associato al risultato di una misurazione che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando. Quindi, questa definizione, che ovviamente non può essere quantitativa, ma lo diventa tale quando poi si hanno i numeri, si capisce da questa definizione che l'incertezza descrive completamente la qualità della misura e presuppone che tutti gli effetti sistematici siano stati preventivamente compensati, ovvero corretti. Cioè, nella concezione di questa norma,
non esiste più il concetto di valore vero convenzionale e di errore, si parla solo di incertezza. E allora che cosa significa? Significa che vuole che tutti i ragionamenti e quindi che anche l'intervallo di valori di semiampiezza U si applichi al valore già compensato. Non al valore eletto dello strumento, ma al valore compensato, il che significa che bisogna, prima di cimentarsi anche nel calcolo dell'incertezza U, bisogna aver esaminato il processo di misura, esaminata la procedura, esaminato tutto quello che è a disposizione, per fare in modo da ottenere innanzitutto il valore compensato dal valore letto. Quindi io leggo il valore dallo strumento e poi attraverso una serie, diciamo, di ragionamenti e una serie di informazioni, se sono disponibili, vado a stimare gli effetti sistematici, ovvero l'errore che mi faceva shiftare, abbiamo detto, il valore vero convenzionale rispetto al valore letto, per ottenere quello che rappresenta il valore compensato. Una volta che ho ottenuto questo valore compensato, che altro non è che il valore vero convenzionale meno l'errore, è fondamentalmente poi posso andare a determinare l'incertezza. Ok? Quindi questo fatto qui è fondamentale, cioè io prima di poter calcolare l'incertezza devo associare, da associare, scusatemi, ad un risultato di una misura. Devo aver prima compensato tutti gli effetti sistematici, perché ce ne potrebbero essere più di uno, come abbiamo visto anche con l'esempio che vi ho fatto prima. E una volta che sono arrivato al valore compensato, poi ha senso andare a calcolare quella incertezza U, che mi servirà poi per esprimere la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando. Ora, c'è da dire che in generale, poiché anche la compensazione degli effetti sistematici, cioè quella famosa correzione, no? Matematica che semplicemente dice valore compensato uguale valore letto meno l'errore E, poiché quella stessa compensazione e quindi quel valore di E non può essere perfetta, perché? Perché appunto non conoscerò mai con perfezione infinita il valore di quella correzione E da apportare per ottenere il valore compensato. Bisogna ammettere in generale che all'interno di quella fascia U si dovrebbe tener conto anche dell'incertezza con cui è stata fatta la compensazione, cioè all'interno di U non solo ci deve stare tutto quello che riguarda le problematiche degli effetti aleatori che abbiamo prima accennato e quindi che possono concorrere in un qualsiasi processo di misura, ma devo ipotizzare che all'interno di questa U un piccolo pezzetto lo devo andare a considerare, a sommare, diciamo, per tener conto che anche il valore compensato lo conosco a meno fondamentalmente di un'incertezza. Perché? Perché quella correzione, quella compensazione non poteva essere effettuata in maniera perfetta. Ok? A questo punto, se questi concetti vi sono chiari, continuiamo con imparare a utilizzare alcuni termini, alcuni concetti sulla base di quello che ci siamo detti finora. In particolare, andiamo a riprendere un attimo il discorso di accuratezza e ripetibilità che abbiamo anticipato un pochino nelle prime slide. Vi ricordo che abbiamo detto prima che una misura ripetibile è una misura che è caratterizzata in generale da una dispersione dei valori letti sufficientemente piccola. Così come abbiamo detto in una delle slide iniziali, che una misura è accurata quando appunto l'errore, inteso come distanza appunto tra valore vero convenzionale e valore letto,
è sufficientemente piccolo. Allora, a questo punto, in questa slide viene rappresentato graficamente delle possibili combinazioni di accuratezza e ripetibilità che potrei avere. Per quanto riguarda un generico processo di misura e quindi un generico risultato di misura. In particolare, per esempio, se consideriamo il caso A e a ciascuna freccetta è associata a, non so, la iesima misura, quindi immagino che di aver fatto un certo numero n di misure, e immaginiamo che il rosso è il bersaglio, ovvero il valore vero convenzionale. Ovviamente nella situazione A che cosa vediamo? Che tutte le freccette sono all'interno di questo bersaglio rosso, del cerchietto rosso, il che significa che tutte le misure si avvicinano molto al valore vero convenzionale, ovvero che sto commettendo di fatto un errore relativamente basso, ovvero la misura la posso qualificare come accurata. In più, grazie al fatto che le freccette sono tutte abbastanza vicine tra loro in posizione, posso ritenere anche que che quelle n misure siano piuttosto poco disperse tra loro, ovvero si dice che la misura è anche ripetibile e un modo alternativo per dire una misura ripetibile è anche dire una misura precisa. Poi, caso B. Misura accurata e poco ripetibile. Perché è una misura accurata ma poco ripetibile? Perché? Perché se io magari vado a fare il valore medio, mediamente le n frecce comunque mi porteranno a colpire il bersaglio rosso. Quindi magari la misura, se considero il valore medio, può essere ancora considerata accurata. Però, a causa del fatto che alcune di queste frecce fuoriescono dal cerchio rosso, allora significa che i risultati saranno un po' più dispersi rispetto al caso di prima e quindi la misura sarà meno ripetibile. Caso specifico abbiamo detto poco ripetibile. Per quanto riguarda il caso C, invece abbiamo una misura che è molto ripetibile perché vedete le freccette si discostano tra loro di poco, ma poco accurata perché invece di cogliere il cerchio rosso, colgono di fatto la parte gialla del bersaglio. Infine, il caso D è il caso in cui avete una misura non solo poco accurata, perché mediamente, anche se faccio la media, fondamentalmente la freccia corrispondente al valore medio si discosterebbe in maniera significativa dal cerchio rosso. Ed in più c'è una significativa dispersione delle misure tra di loro, le frecce sono abbastanza distanti tra loro e quindi la misura risulta anche poco ripetibile. Ovviamente il caso peggiore è il caso D, no? Perché abbiamo una misura che non solo è poco accurata ma è anche poco ripetibile. Caso migliore è il caso A, sicuramente un caso non cattivissimo è anche il caso C, perché? Perché se io ho una misura abbastanza ripetibile, come appunto il caso C, e poco accurata, se io riesco a stimare gli effetti sistematici e quindi a capire perché le freccette in maniera sistematica, quindi tutte quante si spostavano dal cerchio rosso, e posso quantificare anche questo spostamento, poi fondamentalmente posso compensare questo spostamento, e quindi di fatto riportarmi nella situazione A, e quindi che era la situazione migliore. Viceversa, la situazione B è una situazione dove, ahimè, per quanto mediamente io possa centrare il bersaglio rosso, comunque a causa di effetti che non riesco magari a controllare, e quindi non posso compensare, di fatto ottengo una misura che generalmente è poco ripetibile. Ovviamente il valore medio di questa misura sulle n misure sarà appunto un valore che può essere ritenuto abbastanza accurato perché comunque vado nel cerchio rosso, però tutto sommato ci avrò una dispersione dei
dei risultati significativamente ampia, perché ciò che le frecce sono tra loro abbastanza distanti. Vi trovate su questi fatti, ragazzi? Mi date un feedback? Sì, prof. Ok, grazie. Allora, è ovvio a questo punto che se valgono i concetti che abbiamo detto fino adesso e quindi che il risultato di misura M corredato del suo intervallo di valori descritto da quell'indice che abbiamo chiamato incertezza fa sì che la misura di fatto è un intervallo che è delimitato dagli estremi M-U ed M più, vi rendete conto che il fatto di avere in generale un intervallo e non un punto da associare al risultato di misura mi pone un po' in imbarazzo in alcune situazioni, cioè nelle situazioni a cavallo rispetto, per esempio, ad una soglia. Perché? Poiché fondamentalmente io ho questa dispersione di valori, in generale io ci avrò quattro situazioni possibili, no? Rispetto ad un valore di soglia, e cioè una situazione in cui M è tale per cui e la U è tale per cui M più o meno mu sta tutto al di sotto di una certa soglia, no? E quindi se quella soglia per me era un limite, ad esempio un limite di velocità, fondamentalmente in quella condizione io posso ritenere che nonostante ci sia una certa probabilità che per esempio, la M non sia, cioè il valore di il risultato della vero, diciamo, non stia in corrispondenza di M, ma possa per motivi aleatori trovarsi in corrispondenza di questo estremo qua, tutto sommato c'è un ampio margine rispetto alla soglia e quindi posso ritenere che comunque vadano le cose, in questa situazione sto sufficientemente al di sotto della soglia. Analogamente, nel caso opposto in cui meno u, scusatemi, è abbondantemente sopra questa soglia, posso dire che sono sicuramente al di sopra della soglia, mentre invece ci sono casi ambigui, per esempio il caso giallo, così come il caso della curva verde, del caso verde, scusatemi, perché fondamentalmente nel caso giallo io, è vero che il mio valore misurato supera la soglia. Però è anche vero che c'è una certa probabilità che il valore vero di quello che stavo misurando possa stare al di sotto della soglia in questa regione. Così come nel caso verde è vero che magari il valore misurato sta al di sotto della soglia, però è anche vero che, data l'incertezza di misura, questo valore, il valore vero potrebbe stare al di sopra della soglia e quindi questa regione. Quindi questo intervallo di misura pone un po' di imbarazzo poi, per esempio, nel confrontare anche i valori misurati con delle soglie. Ed in più, anche se in maniera qualitativa per adesso, stiamo dando indicazioni anche del fatto che io mi aspetto che da associare a questi intervalli debba fornire anche un livello di probabilità, un livello di confidenza, in modo tale che, diciamo, io possa, per esempio, come abbiamo fatto con gli esercizi che abbiamo visto anche nelle scorse lezioni, ad esempio, in un caso specifico, ad esempio questo, posso anche dire: la probabilità che il segnale, che il valore, scusatemi, sia all'interno di questa fascia è del tot per cento. La probabilità invece che sia al di sotto di questa soglia è del tot per cento, e così via. Quindi capite bene che in generale, quando poi noi definiamo e impareremo a quantificare questo intervallo di semiampiezza mu, fondamentalmente dovremo anche fornire il corrispondente livello di confidenza, in modo tale da anche indicare con che probabilità il valore
risultato della mia misura cade all'interno di quello intervallo delimitato da, diciamo, quegli estremi. Ok? E qui c'è proprio un esempio, di questo concetto legato al caso degli autovelox, cioè al fatto che magari, se un autovelox mi rileva 129 km all'ora e il limite era 130, se l'incertezza di misura dell'autovelox è 2 km orari, fondamentalmente significa che quello che lui ha letto non è detto che sia appunto il valore effettivo a cui io stavo transitando, ma il valore effettivo a cui io stavo transitando starà all'interno di un intervallo che è delimitato dal valore letto dallo strumento più o meno 2 km all'ora, ovviamente immaginando che tutti gli effetti sistematici eventualmente siano stati compensati. A quel punto, vedete, rispetto per esempio ad un limite di velocità di 130 km all'ora, io mi troverei in una condizione un po' di, come dire, ambiguità, no? Perché c'è la probabilità che io possa stare in realtà anche sopra la soglia, e quindi che io sia andato ad una velocità che era superiore ai 129 da lui rilevati. Ovviamente, proprio per evitare situazioni che poi possono creare facili contestazioni da parte degli utenti nel momento in cui vi viene combinata una multa molto prossima alla soglia, al limite applicabile su quella strada, in realtà il codice della strada prevede che al valore misurato fondamentalmente dall'autovelox venga sottratta una quantità che dipende, che nel caso in cui state al di sotto di 100 km all'ora è 5 km all'ora, nel caso in cui state al di sopra di 100 km all'ora è il 5% di quello che è stato, di quello che ha restituito lo strumento autovelox come lettura, per tener conto in qualche modo della fascia di tolleranza e, se volete, anche di incertezza dello strumento stesso e della procedura di misura, in modo tale da far sì che se vi combinano una multa, di fatto, è senz'altro perché stavate abbondantemente sopra, i 130 km all'ora, nel caso specifico. Quindi è proprio una convenzione, cioè quella di fare in modo che una volta che lo strumento legge lo strumento, un certo, valore di velocità, poi a questo venga automaticamente sottratta una quantità. Quindi a questo a favore dell'utente, no? Quindi a favore di chi guidava l'auto, che appunto supponiamo di stare al di sotto di 100 km all'ora è 5 km all'ora, in modo tale che tenendo conto delle tolleranze fondamentalmente anche di questi strumenti, in ogni caso non ci si trovi mai in una condizione di ambiguità tale per cui non si sappia se quella multa si poteva realmente combinare. E quindi questo a favore diciamo, dell'utente e a vantaggio dell'affidabilità in generale della sanzione combinata. Ora, ovviamente, volendo andare un po' più nel dettaglio, e poi anticipiamo giusto questi concetti e poi chiudiamo qui la lezione che continueremo domani, ma questa fascia U, questa semiampiezza di questo intervallo che abbiamo imparato a chiamare incertezza, ma da chi dipende? Cioè, com'è che la si va a costruire? Quanto è grande, quanto è piccola? Fondamentalmente dipende da tutta una serie di fattori. Sicuramente è importante anche la conoscenza della natura e dell'entità della grandezza da misurare, e quindi devo sapere con che cosa vado a misurare in generale. Sicuramente ci sarà una dipendenza dal sistema di misura impiegato. Non so, io mi aspetto che facendo una ipotesi molto qualitativa, un ragionamento molto qualitativo, se io ho un voltmetro da laboratorio che costa 10.000 euro, magari mi aspetto che lui mi fornisca una misura più qualificata rispetto ad un voltmetro che magari ho comprato sulle bancarelle a 10 euro, a parità di misurando in ingresso. E quindi sicuramente il sistema di misura impiegato va a determinare la qualità della misura, ovvero l'incertezza di misura. Poi
Poi senz'altro c'è un aspetto da non sottovalutare che è l'abilità dell'operatore nell'uso dello strumento, perché anche qui non è in generale vero che io accendo lo strumento e poi lo strumentino mi indica sul display il risultato e quello era la migliore misura che potevo fare. Molto probabilmente se non so utilizzare lo strumento bene, posso averlo impostato male. E quindi magari lo sto anche sottoutilizzando rispetto a quelle che potevano essere le sue prestazioni da un punto di vista di qualità della misura. E questo sicuramente è un aspetto su cui torneremo molto anche durante l'esercitazione, cioè quello di insegnarvi a capire che dato uno strumento, poi lo strumento va fatto funzionare nelle migliori condizioni di utilizzo per poter garantire che effettui la misura con la migliore qualità possibile. E poi sicuramente un altro aspetto che, e tutto questo, scusatemi, è legato ovviamente all'abilità dell'operatore nell'uso dello strumento. Infine, un ulteriore aspetto che può andare a pregiudicare o a migliorare in alcuni casi la qualità di una misura è la capacità slash possibilità, perché in alcuni casi non è possibile, di ridurre i fattori di influenza esterni. Perché prima vi accennavo al fatto che molto spesso l'ambiente esterno, primo fra tutti, per esempio la temperatura, può andare ad alterare le caratteristiche, le prestazioni proprie, intrinseche degli strumenti di misura, che sono strumenti elettronici in generale, che come sapete hanno un funzionamento che può dipendere in parte anche dalla temperatura. Quindi sicuramente l'interazione con l'ambiente esterno può poi, scusatemi, pregiudicare, ovvero far aumentare l'intervallo di variabilità, quindi quella U da associare al misurato. E quindi se c'è la possibilità di ridurre, di contenere questi fattori di influenza, ho fatto l'esempio della temperatura, ma ci potrebbero anche essere altri effetti, come, non so, le vibrazioni meccaniche, piuttosto che immaginate se state facendo una misura in movimento, no? E quindi ci potrebbero stare dei fenomeni meccanici che vanno ad alterare il risultato di una misura, così come anche la presenza di campi elettromagnetici esterni particolarmente intensi possono sicuramente andare a modificare le prestazioni di uno strumento di misura e quindi sicuramente ad inficiare poi l'ampiezza e quindi a far aumentare l'ampiezza di quell'intervallo U. Detto questo, direi che poiché sono di fatto le 11, voglio solo introdurre questo concetto e poi vi lascio, e cioè che in molti casi voi avete un problema, cioè avete fatto una serie di misure con uno strumento di misura, con una certa procedura di misura, e poi da quello che avete utilizzato, da come lo avete utilizzato, verrà fuori l'incertezza complessiva di misura e quindi il famoso U. In altri casi, invece potreste avere il problema opposto, e cioè che vi viene assegnata in generale una qualità da dover soddisfare per una misura, e quindi di fatto diventa questa una specifica di progetto, e voi dovete essere bravi a progettare la catena di misura, quindi lo strumento di misura che si impiega, la procedura di misura e l'operatore, per fare in modo da garantire il richiesto livello di qualità della misura. Quindi in alcuni casi l'incertezza di misura è una specifica di progetto. Non è un qualcosa che scaturisce da quello che ho utilizzato e da come ho combinato certe cose. Ovviamente in questi scenari la situazione è un po' più complicata in generale da garantire perché bisogna avere già una profonda conoscenza di quello che potrebbe essere il processo di misura e quindi la procedura, quali potrebbero essere le varie cause di incertezza e quindi come intervenire su tutti questi pezzetti che vanno a sommarsi per ottenere la U per garantire la specifica di progetto. Detto questo, ragazzi, a questo punto vi lascio con la lezione di oggi.